Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're all together dancing cheek to cheek. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak when we're all together dancing cheek to cheek. Ben ritrovati agli amici di Ricette per Vivere Bene, siamo tornati a Brugherio, siamo tornati ad Alchine e qui abbiamo l'organizzatrice di eventi che è Valeria Boati. Ben ritrovata. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Grazie per averci invitato ancora, sappiamo che la vostra associazione fa molto altro oltre alle ricette, magari lo ricordi tu in due parole ai nostri telespettatori. Sì, Associazione Culturale Alchine è un'associazione culturale che si occupa di promuovere informazione di natura culturale e di promuove questo sistema di vita naturale, un sistema, una filosofia oserei dire di vita secondo le leggi della natura, partendo dall'alimentazione e tanto altro. Ovviamente, come dicevi tu, si deve partire per forza dall'alimentazione per avere un risultato, un ritorno dal punto di vista del benessere. La volta scorsa ci siamo dedicati alle colazioni, oggi invece trattiamo un argomento importante, cioè il seitan. Vi faremo vedere come si autoproduce, vi faremo vedere quali ricette si possono preparare. Ovviamente in cucina c'è la chef Paola. Paola D'Agenti, che è la nostra master chef, che anche oggi vi presenterà dei piatti succulenti, un'alternativa chiaramente per molti di voi che volete cominciare a cambiare alimentazione e magari utilizzare questo alimento che è veramente altamente energetico. Paola è bravissima, l'abbiamo già visto nell'altra puntata, oltretutto vi darà anche dei dettagli, dei piccoli trucchi per rendere i vostri piatti più appetitosi, perché ovviamente mangiare sano non vuol dire non mangiare goloso. Assolutamente no, infatti i piatti di oggi saranno particolarmente golosi. Benissimo, che dire, a questo punto ci spostiamo in cucina e andiamo da Paola. Perfetto, andiamo. Andiamo tutti insieme. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend. Eccoci di nuovo in cucina, torno a presentarvi, anche se li avete già conosciuti nella scorsa puntata, la chef, che appunto è Paola D'Agenti. Salve. E il nostro altro associato di Alchine, che è Gianfranco Bianchin. Salve. Siamo in cucina per preparare il seitan. Paola, esatto. Spiegaci un po'. Esatto, iniziamo a preparare il seitan. Che cos'è il seitan? Il seitan si presenta come delle bistecchine vegetali e si parte dalla farina di frumento. Queste bistecchine di seitan possono poi essere utilizzate in diversi modi e quindi si possono preparare varie ricette appunto col seitan. Sì. Vediamo che cosa è necessario per fare l'impasto, sì, del seitan. Allora, abbiamo preparato in questa ciotola della farina di frumento e va impastato semplicemente con dell'acqua. Dobbiamo impastare farina e acqua fino ad ottenere un impasto duro che poi copriremo con l'acqua e faremo riposare un'ora. E questo serve per permettere agli amidi presenti nella farina di ammorbidirsi e di idratarsi completamente.
Quindi iniziamo subito sì, con la procedura con e poi vediamo tutti, intanto ti chiedo qualche curiosità. Tutti i passaggi. Innanzitutto la farina è una farina di tipo? Questa è una farina di frumento setacciata, quindi di tipo zero, alla quale è stata eliminata la crusca. Comunque è presente comunque il germe, è una farina biologica e sono presenti ancora tutti i principi nutritivi. Quindi sconsiglio di usare la farina doppio zero in questo caso, perché è una farina praticamente che non contiene più neanche il germe. Quindi si parte, possiamo utilizzare una farina tipo zero, una farina integrale oppure anche una semola di grano duro, perché anche la semola di grano duro ha un contenuto di glutine, un contenuto proteico e quindi è indicata anche lei per la preparazione del seitan. Allora, in questo caso abbiamo usato solo farina di frumento, però possiamo usare anche delle miscele. Per esempio si può utilizzare metà farina di frumento e metà semola di grano duro. Noi oggi parliamo di una ricetta, poi ci mostrerai delle ricette vegane, come dicevamo prima, però volevo che, come anche spiegavamo nelle altre puntate, insomma, sono sempre ricette sane, che contengono prodotti sani, ma tra gli alimenti un po' incriminati da tanti c'è proprio il glutine. Allora Valeria, non so, puoi aiutarmi tu a capire meglio perché invece voi lo consigliate, nella farina di grano c'è il glutine. Dunque, non è esattamente che lo consigliamo, diciamo che il glutine è uno di quegli alimenti per cui la reazione al glutine è veramente molto soggettiva. Ci sono persone che spesso mostrano un'intolleranza al glutine, ma perché hanno un sistema immunitario che è già stato alterato e indebolito. Quindi poi qui dovremmo aprire veramente un discorso molto più ampio. Noi diciamo che riteniamo come sistema di vita naturale che assolutamente i cibi che sono più tossici ci sono quelli di natura animale. La reattività al glutine è, anche per nostra esperienza, veramente soggettiva. E poi dicevamo è una farina, quella che usate voi, biologica, quindi probabilmente si tratta di farine meno agglutinate. Sono farine sicuramente prese dal biologico, sicuramente ci vuole un'attenzione veramente alta per il tipo, per la scelta delle farine, che ormai sappiamo che nel corso degli anni sono state depauperate, no? Non ci sono più le farine di una volta, ma si possono assolutamente trovare delle buone farine e abbiamo notato che persone che avevano intolleranza al glutine, eliminando i cibi animali, poi invece reintroducevano il glutine nella propria vita. Tanto Paola sta lavorando, vediamo che stai facendo un impasto, un po' come esatto. Si potrebbe fare quello per il pane o per esatto, la pizza. Esatto, proprio un impasto così. Qui. Quanto va lavorato? Giusto, poi noi ovviamente per i tempi televisivi ridurremo i tempi, fare le cose, diciamo, salterei alcune fasi. Sì. Ma normalmente per quanto tempo bisogna fare questo impasto? Guarda, qua è sufficiente lavorarlo fino ad amalgamare gli ingredienti. Può venire un impasto morbido tipo questo o anche leggermente più asciutto. Vanno bene comunque entrambi per la nostra produzione di seitan. A questo punto lo copriamo, lo dobbiamo coprire d'acqua e far riposare per un'ora. Quindi poi vabbè, per le quantità vedremo poi la ricetta in sovrimpressione. Comunque deve essere coperto. Deve essere completamente coperto di acqua, esatto. Qui ci vorrà ancora un po' più di acqua. Io ho già fatto un impasto che ho già fatto riposare per un'ora e dopo un'ora si presenta in questo modo. Quindi rilascia qualcosa nell'acqua? Esatto, questo che vediamo disciolto nell'acqua è l'amido che sta iniziando ad ammorbidirsi, a idratarsi e a disciogliersi. Infatti a questo punto dovremo prendere l'impasto, trasferirlo sotto il rubinetto e proprio lavarlo. Uh-huh. In questo modo tutto l'amido presente nell'impasto si scioglie e verrà eliminato e quello che otterremo sarà soltanto la palla del glutine. È un lavaggio però che richiede un tempo abbastanza lungo, va lavato per 5 minuti, mi dicevi. Va lavato almeno per 5 minuti o comunque finché l'acqua ritorna a essere trasparente, perché se noi lo muoviamo già iniziamo a vedere che l'acqua diventa bianca perché appunto è l'amido che si scioglie, esatto.
Quindi io adesso inizio a lavarlo, lo trasferisco qui sotto il rubinetto. Diciamo, per chi consuma il seitan, secondo le indicazioni della dieta vegana, andrebbe assunto più di una volta alla settimana? Questo tipo di impasto ogni quanto volte si deve ripetere? Non c'è, anche in questo, non c'è una vera e propria dieta, nel senso che il seitan, abbiamo notato anche per esperienza personale, va anche a secondo di quanto il tuo organismo. Ci sono persone che all'inizio, quando passano a una dieta vegana, tendono ad assumere più seitan, man mano che hai una dieta vegana tendi a mangiarne sempre meno. Vorrei fare notare che una bistecca di seitan ha un valore energetico 9 volte più alto rispetto a una bistecca di carne a livello di energia, a livello di energizzante come contenuto energetico vivo. E comunque so che magari è un po' fuori dalle vostre idee, però anche chi si alimenta invece con una dieta normale può mangiare il seitan, non c'è nessuna controindicazione a mangiare un giorno la carne e un altro giorno il seitan. Può assolutamente alternarlo e introdurlo tranquillamente nella propria dieta, e anzi adesso Paola, la nostra chef, vi sta facendo vedere proprio come autoprodurlo, perché se voi proverete, quello autoprodotto è sinceramente è nettamente più digeribile di un seitan comunque che trovi anche nel supermercato. Ecco. Il seitan è un prodotto sempre che viene dall'Oriente, dal Giappone? No, in realtà la storia narra che addirittura gli etruschi erano i primi a utilizzare il seitan, anche se poi è stato adottato, ma non direi neanche in Giappone, perché io che vado in Giappone è difficilissimo trovare il seitan. I nostri amici giapponesi spesso ci chiedono di portare il nostro, perché non ce n'è molto, se non quello in scatola. Intanto qui prosegue il lavaggio, insomma dicevi 5 minuti, ma appunto noi così tanto tempo non l'abbiamo, perché i tempi televisivi sono diversi. Dopo che l'hai lavato, quindi Paola, qual è allora, la dopo procedura? Che l'abbiamo lavato, tu qui ce l'hai già pronto, giusto? Esatto, lo tagliamo. Lo tagliamo in pezzi. Quindi proprio con le mani? Si presenta. Grazie. Io consiglio di usare o una spatola oppure un coltello, perché è molto gommoso, faccio vedere, è molto gommoso ed elastico. Questo ha già riposato un'ora, perché dopo che abbiamo finito di lavarlo avremo ottenuto un blocco di glutine più o meno di queste dimensioni. E quindi noi lo tagliamo, lo porzioniamo, facciamo una grammatura da 50-60 grammi, secondo poi la preparazione che vogliamo fare, e poi tagliamo dei pezzi che poi lasciamo riposare un'ora, e durante l'ora ogni tanto li dobbiamo appiattire. Ed è meglio farlo riposare o su un piatto o su un piano di marmo, perché deve scivolare un pochino, si allarga un po' durante quest'ora di riposo. Ok, quindi poi trascorso quest'ora si procede alla cottura. Quindi va fatto prima bollire per un minuto in acqua bollente, senza sale, e poi dopo si trasferisce invece in un brodo freddo preparato con acqua, della salsa di soia, dell'alga kombu, dell'aglio e dello zenzero, che hanno lo scopo sia di insaporire il seitan, perché fino a questo momento non abbiamo aggiunto sale, e sia anche l'aiuta a ridurre un po' la sua acidità, perché comunque il glutine ha una tendenza acida e quindi un po' ad acidificare anche quando lo mangiamo, e comunque questa cottura invece nel brodo lo aiuta molto a ridurre questa sua caratteristica. Quindi ci trasferiamo qua vicino al fornello. Va cotto nel momento in cui lo vuoi offrire, quindi vuoi preparare la tua ricetta, o va comunque cotto per avere poi il seitan da tenere in frigorifero da usare quando serve? Lo devi cuocere per tenerlo in frigorifero e usarlo quando serve. E quanto tempo dura nel nostro frigorifero? Allora, nel frigorifero può essere conservato poi nel brodo di cottura e dura circa 4-5 giorni. Altrimenti si può conservare sotto vuoto, per esempio, oppure si può mettere in vasi con la sua acqua, con il suo brodo di cottura,
e poi procede a metterli questi vasi in una pentola con dell'acqua, coprirli d'acqua e si fa bollire per circa 20 minuti, così ce li abbiamo che ci durano anche di più. Ah, benissimo. Quindi insomma, Valeria, è un qualcosa che richiede tempo per essere preparato, però è anche vero che lo possiamo proporre più di una volta, insomma, no? Magari a distanza di un giorno, due giorni, come diceva Paola, per 4-5 giorni. Sì, e poi vedrete quante ricette dal seitan si possono fare, veramente tante. Risulta, da una stessa base risultano dei sapori completamente diversi. Per chi non conoscesse questo alimento, in realtà si può dire che può essere quasi una carne vegetale, si può proporre come bistecca, giusto? Come dicevo prima, proprio per il livello energetico, diciamo che ha un livello di energia vitale molto alto, insomma. Io l'ho sempre visto proposto, o in piatti unici o in secondi piatti, in ricette che magari chi non è vegetariano o vegano fa con la carne, per esempio. Mi viene in mente le scaloppine, mi vengono in mente piuttosto che lo stufato, questo tipo di ricette, giusto? Sì, infatti poi vedrete le scaloppine al limone di seitan, il seitan impanato, proprio come una cotoletta, la classica cotoletta alla milanese. Quindi sì, viene la lavorazione, diciamo l'insaporimento viene dato come sostituzione a un secondo piatto di carne. E a volte anche di pesce, eh? Eh sì, perché nella dieta vegana ovviamente non c'è niente che riconduce agli animali, né pesce, né carne, né uova. Pesce, carne, uova, latte, latticini, cioè tutti i cibi animali sono cibi, secondo la nostra visione, con una grande difficoltà di digestione, richiedono una difficoltà di digestione per il nostro organismo e soprattutto durante la digestione emanano tossine, insomma. Ecco, intanto Paola, a che punto sei arrivata? Esatto, adesso abbiamo dell'acqua bollente, uh-huh, e mettiamo le fettine di seitan nell'acqua bollente. L'acqua non deve bollire violentemente, ma deve solo sobbollire leggermente. E quando l'acqua riprende il bollore, calcoliamo circa un minuto e poi trasferiamo le fettine invece in un brodo freddo. Vengo a vedere perché sono curiosa. Come fa a non attaccarsi un pezzo all'altro? Infatti non si attacca. Quindi un minuto. Esatto, intanto prepariamo il brodo freddo. Quindi abbiamo una pentola con dell'acqua, gli aggiungiamo della salsa di soia, delle alghe kombu, anche un po' di più. E consideriamo che poi dovrà bollire circa un'ora in questo brodo freddo, quindi durante quest'ora di cottura dell'acqua evaporerà e quindi anche il sapore del brodo si concentrerà. Quindi abbiamo messo della salsa di soia, mettiamo una bella striscia di alga kombu. Allora, le alghe le possiamo lavare prima di utilizzarle per togliere eventuali residui di sabbia oppure altri residui che possono esserci, quindi gli diamo semplicemente una sciacquata. L'alga ha solo il compito di insaporire il seitan o anche altre funzioni? No, allora l'alga ha anche la funzione di rendere più digeribile il seitan e ha appunto anche questa funzione di rendere proprio più alcalino l'alimento. Esatto. Da un punto di vista salutistico l'alga ha delle proprietà eccezionali, sì, addirittura quando assorbe la radioattività, infatti anche in, sì, Giappone quando hanno avuto il problema delle emanazioni radioattive è stato consigliato loro di mangiare una grande quantità di alghe perché hanno proprio lo scopo di trattenere la tossicità e la radioattività e poi di espellerla. Si può aggiungere in tante ricette l'alga kombu? Assolutamente sì, infatti poi come dirà il nostro chef l'alga è utilizzatissima soprattutto quella kombu anche per l'assorbimento e la maggiore digibilità dei cibi. Per esempio per i legumi mi viene inserita spesso l'alga kombu proprio perché aiuta a come dire, rendere l'alimento molto più digeribile. Thank you.
Allora, abbiamo preparato in questa pentola del brodo freddo, utilizzando dell'acqua, salsa di soia, alga kombu, aglio e zenzero. E li versiamo, le fettine di seitan, che hanno già bollito per un minuto, in quest'acqua in ebollizione. E vedete che si sono gonfiate. E questa è una fase importante, questa fase. Perché se noi le mettessimo direttamente o nel brodo freddo o le facessimo bollire direttamente invece nell'acqua in ebollizione per un'ora, il seitan avrà un risultato spugnoso, sarà spugnoso, non sarà così compatto e anzi tenderà un po' a sbriciolarsi quando sarà completato. Off of that wonderful star. E dopo un'ora di cottura si presenta in questo modo. È già pronto da mangiare? È già pronto da mangiare, si può già mangiare. Si può mangiare sia caldo che freddo? Sì, esatto. Allora, se Gianfranco ci prepara un piattino, dopo la pubblicità lo assaggiamo tutti insieme. Ci vediamo tra pochissimo. We're all together dancing cheek to cheek. We're all together dancing cheek to cheek. Eccoci ritrovati qui alle ricette per vivere bene, siamo ad Alchine, l'associazione a Brugherio, e stiamo cucinando dei piatti vegani, oggi in particolare il seitan, e questo è il seitan appena preparato, appena bollito, esatto. Quindi io sono proprio curiosa di assaggiarlo. Intanto spiegaci cosa ci preparerai con il seitan. Con il seitan prepariamo del seitan impanato e poi delle scaloppine al limone. Quindi procediamo. È molto saporito, Devo dire che io avevo assaggiato solo quello che si compra nei negozi già fatti ed è già fatto ed è tutta un'altra cosa, effettivamente. Si sente molto di più il sapore dei vari ingredienti che poi vediamo qui, sì, che hai spiegato, esatto, tu prima. Esatto. L'aglio in particolare, lo zenzero. Ok, scusami, ti ho interrotto, stavi Bene. Dicendo che farai delle... Che prepariamo il seitan tipo impanato. Quindi per preparare questo tipo di ricetta utilizziamo il seitan che abbiamo preparato. E qui possiamo vedere che l'abbiamo tagliato in due modi, in pezzettini più piccoli o in fettine leggermente più grandi, secondo l'uso che appunto desideriamo farne. Quindi adesso per impanarlo prendiamo questi pezzettini leggermente più grandi. Il seitan è leggermente bagnato, quindi prima di passarlo nella pastella, innanzitutto vediamo gli ingredienti che abbiamo a disposizione. Abbiamo della farina, sempre di frumento biologica, una pastella preparata semplicemente con farina e acqua e del pan grattato. Quindi, dicevo, prima, come primo passaggio dovremo asciugare il seitan passandolo nella farina. E in questo modo permettiamo alla pastella di rimanergli attaccata, diciamo. È un passaggio importante. Poi lo passiamo nella pastella. Quanta acqua va messa nella pastella? Si può fare tranquillamente una prova e vedere che la pastella rimanga sul seitan, nel senso che più la pastella sarà dura e più rimarrà attaccato pan grattato e quindi ci sarà più crosticina. Più invece la pastella sarà liquida e meno pan grattato gli rimarrà attaccato, quindi ci sarà meno croccantezza nella pastella. Quindi, insomma, la consistenza comunque dovrebbe essere questa che esatto, ci mostri tu. Questa. Poi consiglio anche di utilizzare acqua fredda, perché in quel modo la pastella risulterà più croccante. Poi l'ho fatta riposare la pastella? La pastella va fatta riposare qualche minuto, perché sì, qualche minuto è sufficiente. Quindi lo passiamo appunto nel pan grattato. Dobbiamo premere bene per fare in modo che il pan grattato aderisca bene alla pastella e poi dobbiamo immediatamente rosolarlo. Non dobbiamo attendere, possiamo attendere qualche minuto il tempo di preparare delle altre fettine, però questo non può essere preparato in anticipo, anche di un'ora o tipo la sera prima per il giorno dopo, perché altrimenti il pan grattato assorbe l'umidità della pastella e diventa molle, certo. E quindi non avremo un seitan croccante, ma ce l'avremo molle praticamente, ok? Quindi premiamo bene per far aderire il pan grattato. Volendo una pastella ancora più, una,
una crosta ancora più consistente, potremmo passarlo due volte nella Ripetere il padella, passaggio. esatto. Va bene, allora adesso so che le hai anche già pronte poi da farci vedere, però è importante anche che ci spieghi come viene cotta, come Esatto. viene poi preparata, insomma, sui Quindi, fornelli. esatto. Adesso ci prepariamo una pentola, una padella con un filo d'olio, olio extravergine di oliva spremuto a freddo, e lo facciamo leggermente intiepidire. L'olio non deve scaldarsi eccessivamente perché non deve fumare. Ok? Quindi dobbiamo regolare la temperatura in modo da non raggiungere il punto di fumo. Ci accorgiamo se raggiunge il punto di fumo perché iniziano a bruciarci gli occhi, si sente poi dall'odore e quindi anche visivamente emette un fumo bianco che proprio dà fastidio. E a quel punto, se l'olio raggiunge il punto di fumo, è Va proprio tutto buttato. buttato e Esatto. si ripete, si Sì, rifà. esatto. In realtà ci mette veramente pochi minuti a scaldarsi, quindi bisogna stare lì Sì, vicino e seguire la esatto. cosa. Sì. Quindi appena l'olio sarà caldo, che lo possiamo capire mettendogli un pezzettino di pastella, che allora deve immediatamente fare delle bollicine, e questo significa che l'olio è pronto. La cottura poi è la stessa che si può fare per una cotoletta alla milanese. So che citare queste cose qui da voi forse vengono un po' i brividi, Valeria, a base di carne, oppure ci sono delle attenzioni, degli accorgimenti diversi? Allora, diciamo che la cottura è semplicemente con dell'olio extravergine di oliva, si fa rosolare da entrambe le parti e poi si serve con del succo di limone eventualmente. E quindi adesso sarà pronto, quindi mettiamo il seitan. Ok. E lo facciamo rosolare finché lo facciamo dorare e poi lo voltiamo. Ok? Ok, quindi dicevo, ripeto appunto, di non attendere troppo prima della cottura per non far ammorbidire il pangrattato. Perché un seitan di questo tipo è buono, viene esaltato ancora di più dalla croccantezza della crosta. Se noi invece attendiamo troppo, presentiamo un seitan proprio con una crosta molle. Abbiamo visto una cottura velocissima, Paola. Esatto, esatto. Quindi dicevamo, Valeria, più veloce della cotoletta alla Sì, milanese. senz'altro i tempi qui si dimezzano con la cucina vegana. Al di là di tutti i discorsi che facevamo, ovviamente, si fa un po' per ridere. E a questo punto direi che lo dobbiamo assaggiare anche così, appena fatto. Questo vediamo come si presenta bene il piatto con la lattuga. È invitante, è invitante. Sicuramente un po' di limone, un po' di sale, giusto? Esatto. Il limone di solito si aggiunge per rendere il piatto più digeribile, anche in questo caso? Sì, O è il sì, sì. sapore? Il sapore, a parte del limone, è eccezionale. E poi sicuramente rimaniamo un po' fedeli alla ricetta tradizionale. Allora dai, aggiungiamo un po' di limone qua, visto che ce l'abbiamo a portata di mano. Posso, chef? Prego. Così, in questo modo. Io intanto Ok. sto preparando gli ingredienti per la prossima La ricetta. prossima ricetta che dicevi? Ok, Le scaloppine al limone. intanto assaggiamo questo, Valeria. Beh, posso dire che sono stupita perché è veramente molto buono. Ha cambiato completamente gusto rispetto a quando era appena preparato, dove si sentivano di più i sapori tipo l'aglio. Così invece è veramente molto gradevole. Ok. E poi lo puoi fare
fare a seconda del tuo più croccante o meno croccante. Diciamo che è una ricetta che amano molto i bambini, infatti ci stavo proprio pensando a questa cosa, visto che io ho una bambina piccola. Effettivamente questo, al di là appunto di chi segue una dieta vegana, può essere una valida alternativa per un pranzo e può essere anche un piatto unico da abbinare magari a delle verdure fresche o delle verdure cotte. Assolutamente, è un piatto che già di per sé sazia e nutre. Ed è altamente digeribile. Altamente digeribile, non contiene prodotti di natura animale, di origine animale, ed è veramente salutare ed energizzante. E contiene, tra l'altro, nella sua cottura abbiamo visto che Paola ha usato anche lo zenzero, l'aglio, dicevamo l'alga di cui ci avete un po' parlato prima, anche lo zenzero ha delle proprietà importanti. Lo zenzero è un ottimo depurativo anche dell'intestino e l'aglio è un disinfiammante, quindi direi che cotto con questi alimenti, oltre che rendere gradevole il sapore, diciamo che aumenta le proprietà salutistiche del prodotto finale. E poi io l'ho scoperto e lo do come consiglio alle donne incinte, lo zenzero è anche un antinausea. Sì, perché lavora tanto sulla digestione, sullo stomaco. Benissimo, allora intanto Paola sta preparando per le scaloppine di seitan. Qui vediamo, c'è la materia prima. Cosa sono? Scaloppine al limone, giusto? Esatto, Paola, scaloppine al limone. Intanto io ne mangio un altro pezzettino perché mi è venuta fame. Quindi abbiamo preparato qui gli ingredienti che abbiamo. Il seitan che abbiamo preparato tagliato a fettine. Poi abbiamo della farina, del succo di limone, del prezzemolo tritato ed eventualmente possiamo aggiungere anche della scorza di limone, mm-hmm, che è molto buono. Quindi procediamo in questo modo. Infariniamo le fettine di seitan. Ok, e poi le facciamo rosolare con un pochino d'olio. Quando saranno rosolati, le aggiungiamo il succo di limone e il prezzemolo. E in questo modo si formerà un sughettino che, se necessario, regoliamo di sale. Il prezzemolo va aggiunto a fine cottura, giusto? È una di quelle spezie per cui bisogna avere questa accortezza, non va cotto a lungo, è così? No, si può anche cuocere, mm-hmm, comunque senza nessun problema. Di solito non se ne usa moltissimo, ma se ne usa proprio un pizzico per insaporire. Esatto. D'accordo. Ok, quindi. Non è un problema di quantità, è una questione di quantità. Sì. Quindi adesso scaldiamo dell'olio, è importante intiepidire leggermente l'olio prima di versare l'alimento, perché in questo modo l'alimento non assorbe olio, altrimenti se noi lo mettessimo nell'olio freddo l'alimento assorberebbe molto più olio. Ok, quindi adesso mentre si scalda l'olio noi scuotiamo un pochino le fettine in modo da eliminare la farina in eccesso. Vedo che spesso comunque usate anche la farina bianca, non soltanto la farina integrale. Questa è una farina semi-integrale, significa che è di tipo zero. Esatto, significa è di tipo zero, significa che è stata setacciata in modo da eliminare tutta la crusca, mm-hmm, però contiene comunque ancora il germe. Non è la farina tipo 00. Ok. Qui ritorna un po' anche il discorso che facevamo nella scorsa puntata con gli zuccheri raffinati, anche per la farina. Esatto. Se non è, come in questo caso, è semi-integrale, è meno raffinata dell'altra. Consigliate una farina macinata a pietra, Paola, o va bene anche preparata in altri modi? Beh, macinata a pietra è proprio l'ideale, anche comunque macinata proprio di fresca, perché altrimenti la parte grassa, quindi la parte del germe, con il tempo si ossida. Quindi più è fresca e più risulterà fresco anche il germe del grano. Ok, quindi adesso stiamo rosolando. Anche in questo caso sarà una cottura veloce, appunto perché sì, in realtà il seitan è già cotto. Esatto. Deve soltanto cuocere. Deve soltanto scaldarsi e cuocere un po' la farina. E cuocere un po' la farina, esatto, sì.
Qui vedo che comunque tu hai già preparato il succo di limone nel bicchiere, giusto? Sì, l'abbiamo appena preparato. E questo è solo limone? Questo è solo limone, esatto. Se per noi il limone, se secondo il gusto il limone è troppo forte, possiamo anche aggiungere qualche cucchiaio di acqua, fare succo di limone mescolato con dell'acqua. A proposito di limone, una curiosità da chiederti, Valeria, ti ho beccato, stai mangiando. Adesso, non so se sia una moda o sia veramente una sana abitudine di vita, in molti assumono il limone appena svegli, con l'acqua calda, magari anche il succo di più di un limone, e perché pare che faccia molto bene, ma ci spieghi se è veramente così e se è così perché? Quello che io posso dire è che sicuramente il limone è eccezionale soprattutto per sostenere il fegato a livello energetico. Di solito le persone che, come dire, hanno un pochino di energia del fegato bassa o alta tendono a richiedere l'acidulo, il sapore acidulo del limone. Quindi è un ottimo depurativo per il fegato ed è un ottimo digestivo. E al contrario di quanto qualcuno pensi, alcalinizza il nostro pH una volta introdotto. Quello che noi seguiamo, quello che io ti posso dire, è che comunque una volta che hai depurato l'organismo, tendenzialmente il tuo corpo dovrebbe essere in grado di indicarti i cibi di cui hai bisogno. Quindi può andare a periodi, ci sono dei periodi o delle stagioni in cui ne fai più uso, come degli altri momenti in cui non ne senti l'esigenza. Intanto Paola sta ormai finendo, immagino. Esatto, la cottura. Abbiamo rosolato. Fai un passaggio solo da ogni lato. Sì, abbiamo rosolato il seitan e quindi adesso gli aggiungiamo il succo di limone. A me piace aggiungergli anche un pochino di scorza. E sempre a proposito di limoni, mi è capitato di leggere al supermercato buccia non edibile. Sono rimasta un po' sconvolta. Cioè, nel senso, se sono limoni biologici ovviamente si può. Invece bisogna stare attenta anche a quello. Guarda, io sui limoni sto sempre super attenta, chiedo. Poi siamo abitiamo in Italia, quindi i limoni sono anche un prodotto locale, quindi è facile trovarli quelli non trattati. Assolutamente, o quelli che non hanno la buccia lucida, insomma. Okay. Ecco, si può riconoscere quindi che è veramente, cioè che è un prodotto di qualità perché la buccia non è lucida, quindi? Questo è uno degli elementi, poi comunque credo che sia abbastanza visibile un limone naturale piuttosto un limone che non è proprio importato da qui ed è trattato con agenti chimici. A che punto sei, Paola? Fai restringere un attimino il sughino, sì, giusto? Sì, esatto. E poi gli aggiungiamo il prezzemolo. Ok. Ci sono altre spezie che si usano nella cucina vegana? Ci sono diverse spezie che possono essere utilizzate. Quello che noi magari non utilizziamo è il chili. E... sì, derivati dal... del peperone, quindi del solanace e il pepe. La paprika. E il pepe lo usiamo solo per aromatizzare, perché altrimenti nel sistema digestivo, nello stomaco, si potrebbe cristallizzare e quindi provocare delle ulcere, provocare insomma delle problematiche. Benissimo, sei pronta per impiattare quindi? Sì, esatto. Impiattiamo. Jamais, je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je Allora, il seitan impanato l'abbiamo già assaggiato, adesso Gianfranco ci sta preparando un assaggino anche qua. Gli manca poco tempo, però possiamo anche velocemente far vedere come si prepara il ragù con il seitan. Esatto, esatto. Tanto noi assaggiamo qua. Quindi abbiamo come ingredienti della cipolla tritata, della carota e del sedano. E del seitan che abbiamo preparato, macinato anche questo.
Quindi procediamo facendo rosolare la cipolla, sì, con un goccio d'olio extravergine di oliva sul fuoco, e poi quando è rosolata qualche minuto le aggiungiamo le altre verdure. Uh-huh. E quando sono ancora croccanti, dopo un paio di minuti, le aggiungiamo il seitan. Prima di aggiungere il seitan, preleviamo un pochino di verdure e le frulliamo in aggiunta, aggiungendo un pochino di brodo, in modo da ottenere una crema di verdure da aggiungere poi al nostro ragù. Perché in questo caso noi non utilizzeremo salsa di pomodoro, perché tra le solanacee sono escluse, diciamo, dal sistema di vita naturale. Uh-huh. Quindi io adesso, per portarmi avanti, ho già rosolato per un minuto la cipolla, quindi inizio con questa cipolla. Sì. Inizio ad accendere il fornello, metto un goccio d'olio. E quindi questo è un ragù adatto poi a condire una pasta eventualmente. Esatto, a condire la pasta, a preparare una pasta al forno tipo lasagne. Esatto, è molto, molto buono, a riempire anche magari dei cannelloni. E questa può avere anche delle variazioni utilizzando altre verdure che non siano le solanacee? Oppure il ragù è questo? Carote e sedano? Il ragù è questo, okay, come base. Al posto del seitan, per esempio, si possono aggiungere dei funghi, quindi si ha un ragù con i funghi, oppure si può fare un'altra variante senza alcun sugo di verdure frullate. E si aggiunge per esempio del cavolo cappuccio o della verza affettati fini fini fini, e quello si chiama ragù bianco di solito, perché non c'è un sugo di verdure, diciamo. Mm-hmm. Quindi adesso stiamo facendo rosolare la cipolla, gli aggiungiamo le altre verdure. Quindi il seitan viene messo alla fine, sempre per il solito discorso, per cui è già cotto. Sì, giusto? Perché è già cotto, deve soltanto insaporirsi leggermente, mentre le verdure devono proprio cuocere. Se le aggiungessimo insieme alle verdure, rischierebbe di rosolare troppo e di prendere un sapore un po' di troppo tostato, che non è indicato per il ragù. Ok. E poi, per completare il gusto del ragù, gli aggiungiamo della noce moscata, uh-huh, del prezzemolo, e eventualmente come condimento un condimento che si chiama acidulato di umeboshi. Uh-huh. L'acidulato di umeboshi è un... L'umeboshi intanto che cos'è? Allora, l'umeboshi sono delle prugne giapponesi che sono messe a strati con del sale e delle foglie che si chiamano foglie di shiso, che le donano il caratteristico colore rosso, possono essere utilizzate al posto del sale perché hanno un gusto salato. E sono come una salsa di soia, si può fare nell'uso della salsa di soia, un'altra cosa? L'umeboshi in sé sono delle prugne, quindi è diverso dalla salsa di soia, sì, nel senso che non è liquido ma è in crema, sì, però in crema, uh-huh, perché poi le prugne si privano del nocciolo e si riducono in crema. L'acidulato di umeboshi è il succo che si ottiene dalla fermentazione delle prugne, e che ha notevoli proprietà, come viene spiegato anche durante il corso di alimentazione tenuto dal professor Michelangelo Chiecchi. Quindi adesso vado a controllare, sì, le verdure. Valeria, sono tutti prodotti questi che si trovano facilmente in commercio o non così tanto? L'umeboshi ormai lo trovi in qualsiasi negozio, sì, biologico, è molto utilizzato e molto conosciuto. E viene utilizzato anche per condire le insalate al posto dell'aceto di vino, no? Mm-hmm. Anziché puoi utilizzare l'aceto di mele o anche l'acidulato di umeboshi, perché ha questa caratteristica acidula salata e ha delle proprietà eccezionali per stomaco, milza, pancreas, fegato, intestino, quindi è veramente ha delle proprietà salutistiche incredibili.
oltre che anche gustative. Insomma, sono veramente tante le proprietà che ci hai elencato per tanti degli alimenti che ci avete proposto, quindi volendo si potrebbe anche consigliare a chi fosse curioso quantomeno di provare a fare un periodo alimentandosi in questo modo e vedere quali sono i benefici. Tu mi dicevi non sei nata comunque vegana, quando hai iniziato a seguire questa dieta hai subito visto i risultati, dopo quanto tempo? Ma io ho iniziato da ormai sono 15 anni che sono vegana e io ho iniziato perché avevo problemi di anemia, tendenza all'anemia mediterranea e facendo le analisi del sangue, quando ho cominciato ad escludere le proteine animali ho cominciato ad avere i valori, sono rientrati perfettamente. Poi avevo problemi di digestione, di gastriti che con questa alimentazione ho risolto in pochissimo, nel giro di 6 mesi da quando ho cominciato ad alimentarmi in questo modo. Quindi a volte si hanno delle convenzioni sbagliate perché l'anemia la si associa alla mancanza di ferro, il ferro nella carne, spesso consigliano di mangiare carne, non è sempre detto che si risolva con la carne, anzi tu stai dicendo esattamente il contrario. Ormai ci sono diversi medici, anche in campo medico, che meglio di me possono passare questa cosa, poi ci sarà modo nella puntata che verrà appunto di Laboratorio Salute con Michelangelo Chiecchi, che dovrebbe andare in onda il 12 novembre, di poter approfondire questi argomenti. Comunque vi basti pensare che gli ospedali sono pieni di persone anemiche che mangiano carne e che rimangono anemiche. Paola, con la tua procedura tutto bene? Esatto. Le verdurine stanno cuocendo, hai già aggiunto ho già aggiunto il seitan, sta rosolando e adesso facciamo rosolare qualche minuto, gli aggiungiamo la noce moscata. E poi per completare il piatto le aggiungiamo quindi delle verdure frullate con un po' questo di brodo, esatto, verdure, che proprio si mette alla fine. Esatto, che sono le stesse verdure che abbiamo utilizzato nella base, quindi cipolle, carote e sedano. Ok, quindi completo il piatto. Il profumino invitante. Questo si potesse passare anche la parte olfattiva, è eccezionale. Con le nuove tecnologie si riuscirà a fare anche questo, chi lo sa. Una curiosità sui metodi di cottura. Sbaglio o è una padella in ghisa? Chiediamo a Paola. Questa è una padella, sì, in ghisa antiaderente, presso-fuso, quindi vuol dire che il materiale antiaderente è stato miscelato proprio insieme nella lavorazione anche. Quindi tu le consigli questo tipo di padella? Sì. Per ogni preparazione consigli questo genere? Sì, sì. E anche l'acciaio. Volendo c'è talmente tanta scelta che a volte non si sa come orientarsi. Anche l'acciaio, anche quelle. Una spolverata di prezzemolo. Beh, che dire, l'aspetto e il profumo, come dicevamo prima, sono veramente molto molto invitanti. A questo punto, che dire, abbiamo preparato il seitan, avete potuto vedere come si può fare in casa, perché vi assicuro che quello comprato ha un sapore diverso, e abbiamo visto ben 3 ricette realizzate con questo alimento. Quindi non resta che il tempo per fare i saluti, ringrazio davvero tanto la nostra chef Paola, ringrazio anche Gianfranco, e Valeria, volevo che però in chiusura dicessi 2 parole su chi è interessato alla vostra realtà, dove può trovare delle informazioni. Sì, potete venirci a trovare sul sito www.alchine.com o chiamare i numeri che vedrete adesso in sovraimpressione. E niente, vi aspettiamo, ci sarà un seminario tenuto da Michelangelo Chiecchi a fine ottobre e un altro a metà novembre proprio sui seminari base di questo sistema di vita naturale, di alimentazione, filosofia di vita e di benessere. Grazie quindi ancora a tutti voi e grazie anche ai telespettatori di Ricette per vivere bene. Ci vediamo nelle prossime puntate per tante altre ricette e tanti altri argomenti. Grazie, buona serata. Buonasera. Apple pen, Dottie makes your eyes light up.
stomach share, hobby, shoe, fly, pie, an apple, pan, dotty. I'll never get enough of that wonderful star. Shoe, fly, pie, an apple, pan, dotty makes the sun come out when heavens are cloudy. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're all together dancing cheek to cheek. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak when we're all together dancing cheek to cheek.